Momento, arrivo subito. No, grazie. Ma chi ti conosce poi? Salve. A tutti ragazzi, siamo in un altro video di Fortnite. L'ennesima sfida di fai centro in centro. Salta attraverso tutti i sei cerchi di fuoco. Non so, è tipo le tigri del circo, la stessa cosa dobbiamo fare. Spero di riuscire a fare tutte e sei in una sola partita, anche perché non mi ricordo tutti quanti dove si trovano, cioè alcuni mi ricordo, ma non tutti. Ovviamente questo sarà un video breve, però nel caso farò giusto così un'altra partita come la scorsa puntata, visto che anche la scorsa puntata è durata poco, perché appunto era una banalità da fare, non era complicato. Certo, se nessuno mi spinge, tutto andrebbe per il meglio. E il primo ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo! Sì, l'abbiamo! Mena kamna dakdavan. Ok, questo lo prendiamo. Oh, sta laggando un pochettino ed è un male. Da questo no, nemmeno quello prendiamo. Vabbè, mi conviene andare di qua. No. Ok, questo lo prendiamo. Le sirene fanno ciao a tutti noi. Comunque, non credo che prendendo lo stesso cerchio di fuoco riusciremo a... Ah no, anche perché non lo possiamo prendere. Cioè, è sparito. Oh, cavolo. Non lo riusciremo mai a prendere quello. Almeno non ora. Forse è quello. Certo, dovrei riuscire... No, non sono... Oh, vai, vai. Olè! Preso! Oh cavolo, mi stanno raggiungendo con i... Ecco, mi hanno raggiunto. Fantastico, vero? Beh, per niente proprio. Dobbiamo utilizzare la zona segreta. Cioè, o meglio, le zone segrete. Perché sto perdendo un bel po' di punti. Certo, il mio scopo di questa puntata non è certo prendere questi punti, ma chi se ne... Se riusciamo a fare anche questo, sarebbe una cosa ma grandiosa. Beh... Cavolo, devo prendere... No, non ho abbastanza velocità. Infatti, purtroppo c'è un cerchio che non riesco a prendere. Cioè, se non sbaglio, me ne mancano due. No, ma io dovrei salire là sopra. Il problema è che non è semplice. Volevo fate, volevo fate, volevo fate. Ma magari, devo uscire da stavam. Oh, ma mancava così poco. Eravamo così vicini, eppure così lontani. Eccolo lì, a fare il deficiente. Non manco preso niente. Da! No! No, vabbè! E allora sei un deficiente. Ok. No, non l'ho fatto per bene. Se l'avessi fatta bene, per esempio, sarei stato contento. Perché sarei riuscito a prenderlo. Peccato che così non è stato. Vabbè, dovrò sicuramente fare un'altra partita. Qua. Beh, non mi ha preso. Vabbè, ho vinto a caso una partita. Il mio obiettivo non era certo vincere la partita. Di un punto di differenza. Secondo me si è sentito di friggere. Perché una differenza del genere. Proprio è sfortuna questa. Per me è stata fortuna, ma per lui è stato il contrario. Ok, adesso non mi baso sulle monete. Vabbè, avevo detto che avrei fatto più di una partita, visto che sarebbe stato breve il video. Pensavo di riuscirci alla prima partita a prendere tutti i fuochi, sì. Ma arrivano i vigili del fuoco. Non ci ho pensato, ma... E se prendo fuoco? Ho visto che attima fuoco sta sfida qua. Ci azzecca anche lo skateboard che è giallo, rosso, arancione, quindi colori caldi, azzecca con la sfida e col contesto, insomma. Vabbè, andiamo con la seconda. Giusto, giusto, seconda partita e ci mancano due cerchi. Coincidenza? Io non credo proprio. Fatto sta che se non mi lanciate da tutt'altra parte sarei contento, grazie.
No, 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 cavolo. Niente, io poche volte sono riuscito. Ma però se fai così, mi inizio a incavolare io. Comunque quello l'abbiamo già preso, quindi non ce lo fa valere. Dobbiamo andare da questa parte. Prendila bene. È inutile, anche questa so già che non riuscirò mai a prenderla. Secondo me quelle sono le due rampe più complicate da riuscire a prendere. O almeno con una velocità decente. Come cacchio si fa a prenderla? Vai. Sì. Sì. No. No, dai. Che infame. No, sto gioco certe volte è infame proprio. Non mi ha fatto andare nella direzione che volevo. Beh, vabbè. Ti blocchi anche grazie alle panchine. Vorrei vedere. Grazie macchina. Sei molto gentile. Una gentile come a lei. Vai! Ricordavo male la posizione del cerchio. Ok, ho fatto una cosa inutile che non serviva a fare. Che bello. Complicato prendere questi due cerchi. Abbastanza complicato. Che bisogna prendere. Ok. Vai, vai, vai. Sì, cavolo. Ok, sono andato in una parte. Giusto, giusto. Ora ci manca solo l'ultimo. E il gioco è fatto. Da sta parte, non da quella. Bensì da questa. Vai. No. Aspettate. No. No, dai, all'ultimo. Non è possibile. Comunque adesso sono un po' più libero di andare dove cavolo voglio. Devo solo pensare a quel punto. Ecco. Avrei dovuto prendere questa rampa. Peccato che io sono scemo e non l'ho presa. Adesso dovrò fare una terza partita. Non è possibile che adesso sono costretto a farne un'altra. Io non ho parole. Ah, il cerchio era diventato invisibile qui. E questo? Beh, adesso ha un senso, se mi trovo io. No, dai, sei un disgraziato delinquente! No, mi ha rovinato tutto. Stavo benissimo. Hai rotto però, figlio mio. Cioè, se posso dirtelo, mi hai rovinato la sfida. Cioè, tanto per dire 3-1. Stava andando, che era un bijou. Ero proprio nella posizione giusta. Peccato che ci doveva essere un deficiente che mi doveva sparare via. Ma questo è ovvio. E se non ci sono i deficienti nella vita, la vita non ha senso. Viceversa. Se ci sono i deficienti nella vita, allora la vita ha un senso. Rallentiamo. Rallenta che devi andare da sta parte. E prendere. Oh, non ti permettere. No, raga, questa è complicatissima sta rampa, mannaggia. O si prende per bene oppure cadi. Al 95% si cade. Riusciranno mai i nostri eroi a prenderla per bene, quella rampa? Porca miseria. Perché poi ci doveva essere anche quello che mi doveva mettere ansia. Vabbè, da dove te ne vai? No, 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 no. Ecco, bravo. Oh, che nessuno mi spinga. Ma quella è ancora lì, sta. Dai, dai. No, vabbè, dai, ma è complicatissimo. No, non lo pre... Vabbè, l'unica è provarla a fare con l'impulso. È l'unica, perché io non riesco proprio a farla. Cioè, sono negato a quella... a quella cavolo di cosa. Vabbè, è arrivato Spider-Man. Ok, ferma così, ferma così. Meno male che non mi ha spinto giù. Ad acido. Però non rompete, Non fate queste cose che beccate proprio a me. Quello più o meno... Vai, vai piano, per l'amor di Dio. Oh, finalmente, cioè se non l'avessi fatto in questo modo, col cavolo, non ci sarei mai riuscito.
Perché passare sopra a quel cavo. Vabbè, le persone che stanno sempre in mezzo, e sapete com'è. E la vita delle persone rompisca. Sono riuscito finalmente a completarla. Peccato che il mio personaggio va solo a sbattere contro. No, vabbè, cosa ho fatto? Cioè, grandioso. Vabbè, chi se ne... Tanto ho già vinto la prima partita. No, inutile, adesso riesco sempre ad arrivare sul podio. Io spero che questa puntata vi sia piaciuta. Non è stato granché d'aiuto, ma è stato più d'aiuto il fatto dove si trovano i cerchi. Perché alla fine, una volta che uno sa dove si trovano i vari cerchi, deve solo saperli prendere per bene. E il gioco è fatto. Le posizioni, insomma. Dove si trovano i 6 cerchi. Avevo pensato bene. Sono in tutto 6 i cerchi in giro per la mappa. Alcuni sono complicati. L'ultimo vi conviene farlo come ho fatto io, perché sennò ci perdete gli anni. Ma veramente gli anni. Dovete prendere la rampa per bene, al centro proprio. E dovete rimanere in equilibrio sul filo. Perché se no non ce la fate a prenderlo. Vi consiglio di farlo nel modo come l'ho fatto io, che è il più semplice, il più sbrigativo. Fortunatamente riuscite ad arrivarci giusto giusto. Comunque spero che questo video tutorial, come vogliamo definirlo, vi sia stato d'aiuto per le posizioni e quant'altro. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Buonanotte ragazzi. Oh, buongiorno, quello che è. Vabbè, ciao.